Chi sei e che cosa fai nella vita? Allora, io sono Antonella Buscaglia, sono una mamma di due bambini, due ragazzi di 10 e 14 anni, e sono un'impiegata, tengo la contabilità in una piccolissima ditta di Vigliano Biellese e faccio questo lavoro da 20 anni, quindi sono pratica di contabilità generale e sono una moglie, ho una casa da pulire e da mantenere. E niente, mi diverto a uscire un paio di sere a settimana con i miei amici del movimento e ci occupiamo di politica. Ci occupiamo di politica da tanti anni insieme, e prima soltanto a livello divulgativo, e adesso invece abbiamo deciso di prendere la cosa molto più sul serio, essendo inascoltati dalla politica, dalla vecchia politica in tutti questi anni. Abbiamo deciso di prendere in mano noi le redini del futuro di Biella e cambiarla al meglio. Quindi perché ti sei candidata? Mi sono candidata perché ho capito che era ora di smettere di delegare il futuro mio e dei miei figli a persone che non stanno a pensare ai veri interessi del cittadino comune, come sono io. Troppi scambi di favori, troppe persone che fanno diventare la politica un mestiere. Invece per noi la politica, per me la politica deve essere una missione, deve essere un cocco pro, un lavoro temporaneo a progetto, e se il progetto non viene mantenuto, non viene realizzato, si deve smettere, si deve dire non sono in grado di fare quel lavoro e smettere. Ho smesso di credere, ho smesso di credere nelle altre persone, ho deciso che era importante, fondamentale, col nostro gruppo portare avanti le nostre idee, noi personalmente. Le prime tre cose che faresti se fossi eletta sindaco? Allora, le prime tre iniziative che porterei avanti fossi eletta sindaco sarebbe la democrazia partecipata. Sono convinta, siamo tutti convinti nel nostro gruppo, che la partecipazione, che è mancata in questi anni, sia l'unica soluzione per risolvere i nostri problemi. Vogliamo che i cittadini decidano il futuro, il proprio futuro, quindi per me è importantissimo che il comune sia una struttura che possa ricevere dall'esterno, dai cittadini, l'input giusto per poter elaborare le strategie giuste per un futuro migliore per Biella. E questa è la prima cosa. La seconda cosa invece che mi piacerebbe è portare avanti la nostra famosa strategia per i rifiuti zero. So che è realizzabile, dipende dai cittadini, anche questo. Per poterla realizzare c'è bisogno della collaborazione della politica, ma anche della cittadinanza e dell'operosità. Io credo molto nei biellesi e nel nostro ingegno e nella nostra fantasia e nella nostra concretezza alla fine, e so che è una strategia che si può applicare, naturalmente assolutamente contro i termovalorizzatori, cancrovalorizzatori, inceneritori, perché noi vogliamo mantenere la salute dei nostri cittadini e i termovalorizzatori proprio non fanno il caso nostro. E l'ultimo punto, ce ne sarebbero altri 5.000, ma diciamo che è far ritornare, anzi creare una nuova cultura turistica nel biellese. Il biellese è ricchissimo di natura, è ricchissimo di cultura, è ricchissimo e di operosità dei biellesi, quindi sono convinta che il turismo sarebbe la risposta giusta per poter far risorgere Biella, che ormai sta toccando il fondo. Quindi è giusto che si cambi l'indirizzo, e i cittadini sono convinta che se l'amministrazione li guida e l'amministrazione li aiuta, saranno sicuramente positivi per poter cambiare la situazione turistica. Come vedi Biella nel 2020? Nel 2020 Biella la vedo una città del nord Europa.
Io la vedo con le piste ciclabili, la vedo a misura d'uomo, di bambino, di famiglia, la vedo con una qualità dell'aria migliore, la vedo con le persone che vengono a vivere a Biella non solo per lavorarci, ma anche perché diventa un punto d'incontro e un punto di sfogo per le famiglie, e la vedo anche autosufficiente. La vedo una città che riesce a mantenersi con le proprie forze, come ha sempre fatto e continuerà a fare. Ancora una domanda, un messaggio ai non votanti delle scorse amministrative, a coloro che non sono attualmente intenzionati a votare. Allora, io sono convinta che siate stufi di questa politica. L'unico modo per cambiare l'attuale politica è cambiare la classe politica. Non è non votando che si risolvono le situazioni e non partecipando, bisogna partecipare e dare il voto all'unico movimento politico che è di vero reale cambiamento. Non credete ai falsi miti del cambiamento, del rinnovamento, del cambiamento diverso, degli 800 euro di pensione, sono cose che abbiamo già sentito, gli hanno dette sempre le stesse persone che sono ancora al governo, quindi c'è la possibilità di cambiare. Questa è l'ultima nostra speranza a livello europeo, a livello regionale, a livello amministrativo comunale in tutta Italia. Quindi credeteci ancora una volta e date fiducia al movimento. Abbiamo dimostrato di poter fare e di fare bene. Quindi non fatevi sconvolgere dalla disperazione. La speranza c'è ancora e si chiama movimento ed è l'ultima nostra speranza. Votateci e votatevi.